Marco, come ti sei avvicinato a questo sport? In pratica era da bambino che ho conosciuto il maestro Salvatore Rivolti. Avevo la mentalità di fare kickbox. Il maestro ha detto no, meglio fare pugilato perché dalla kickbox non esce niente. Invece... E a te cosa è piaciuto del pugilato? Perché ti sei avvicinato così tanto? Non lo so, come ho provato... Come ho iniziato a fare i primi allenamenti, i miei primi incontri, mi è venuta quella voglia di continuare a praticare questo sport. Io insieme a un altro amico mio della nazionale abbiamo combattuto lì in Montenegro, eravamo 12 nazioni e sono stato l'unico insieme a questo amico mio a fare tre incontri, a disputare tre incontri. Li ho vinti tutti e tre e mi hanno premiato anche come miglior pugile. Qua sto facendo una scuola solo di pugilato, veramente una scuola di box. Cercare di togliere i ragazzi dalla strada e portarli a fare il pugilato. Quindi come nasce il tuo progetto? Nasce da questa cosa qua, da togliere i bambini dalla strada. Voglio solo quello. E poi se qualcuno abbiamo la possibilità di farli diventare campioni, escono campioni. Trovare un ragazzo che abbia questo senso del tempo e della costanza è raro. Quindi la dote principale di uno sportivo, in particolare di Marco, è la testa. Dopodiché ha tantissime altre doti, all'esplosività, a quello che dicono la castagna e tanto altro, ma principalmente il senso del sacrificio e la testa di volerlo fare e la fame di voler ottenere i risultati, perché lo sport è fame. Marco, buono combatte. Tutti e tre combatte, bravissimi, tutti i ragazzi, guardare Marco, bravo. Io grazie Salvatore Rivolti, grazie Marco, grazie a tutti Italia. Scusami, io non parlo italiano.